16ª giornata nel campionato di Serie A, un giro di boa davvero molto strano. Si affrontano qui al centro sportivo Cercola Real San Giuseppe e CDM. Intanto eccolo qui Elisandro che si gira la finta, se la porta sul destro, la parata in due tempi di Loconte. Sta pagando praticamente lo scotto. Intanto rischia tanto qui il San Giuseppe, poi Molitierno ci mette una pezza. E ora si sta trovando, è difficile Carmine, è realmente difficile. La giocata di Elisandro, Elisandro con la risposta di Loconte. Angolo De Luca, palla per Pedrinho, palla che sorvola la traversa ancora, San Giuseppe pericoloso. Peggio qui a Cercola. Quello qui è Elisandro che lotta, la recupera ancora, poi il colpo di testa e il gol di Max De Luca, 1-0 per il San Giuseppe. Interna con il Petrarca, intanto ottima azione con il destro di Fabinho e la parata di Molitierno dai 10 metri. Intanto Portuga col destro, dopo ne parliamo, imparato da Cima che la protegge ancora. Cima, Portuga se la porta sul mancino, lo apre il mago Portuga, 2-0, quinto gol in stagione. Lotta Pizzetta, Totoskovic va da Molaro che apre il destro, tiene palla Elisandro, l'ha attaccato ancora dalla Pizzetta Elisandro, lo conte col bacher, una rotazione in più. Intanto il lancio di Duarte per De Luca che è da solo, attenzione a De Luca, palla sul secondo palo e la gol della Cimisho, 3-0, sesto gol in campionato per Leandro Cimanghigno che fa 52 con la maglia del San Giuseppe. Foti, prestato da Pedro Guedes, rischia tanto, va via Pedro, ancora Pedro, il tocco sotto e il gol di Elisandro, 4-0, terzo gol per l'imperatore. Ancora Totoskovic, Vega il destro, Molitierno, parte il Genova con Pizzetta, attenzione con 3 contro 2, va via Pizzetta, palla per Fabinho, Molitierno. Intanto grande giocata di De Luca, fallo di Molaro che si becca il cartellino giallo, tiro libero per il San Giuseppe. Si presenta Giapa, Duarte che parte contro Loconte, il destro di Duarte, palla alta a Fabinho in zona tiro, Molaro attende Pizzetta addosso a Duarte, riparte il San Giuseppe, cima di prima per Pedro che è da solo uno contro uno con Loconte. Pedro, il tocco sotto, Molaro ha segnato. Molaro continua, superiore, le ha vinte praticamente tutte, però sarà importante. Duarte 1-2 con De Luca e arriva il 5-0 di Max De Luca, la doppietta sull'assist di Giapa Duarte. Termina qui il primo tempo, 5-0, arriva il fischio, Elisandro va da Duarte, riparte quindi la gara. Intanto Molaro, palla per Fabinho, ancora Molitierno, rientro di Titon che va da Pizzetta, il destro e il gol di Pizzetta, accorcia le distanze il Genova al terzo minuto, 5-1. Antonio Molaro se la porta sul destro, Antonio Molaro, 5-2, gran gol del numero 30. Duarte, De Luca, il destro di De Luca, la parata di Loconte. Intanto la recupera Pedro, attenzione in 2 contro 1, Pedro va da De Luca, attenzione De Luca, il tocco sotto Loconte. Pizzetta, riparte Fabinho, attenzione con 2 contro 1, va via Fabinho, Titon si divora il 5-3. Da Portuga, De Luca, torna da Portuga che apre il destro, palo. Fabinho, Pizzetta, palla alta. Molitierno, lancio lungo, la porta è ancora vuota, Pedro di testa, Pedro Guedes, abbiamo visto una cosa incredibile, il lancio di Molitierno di testa, Pedro Guedes, 6-2, più 4 San Giuseppe. Dopo il tunnel di De Luca riparte il Genova, Molitierno, poi Folador col mancino e il gol di Lipe Folador, terzo gol in stagione, 7-2, forse cala il sipario qui a Cercola. E finisce la partita, il Real San Giuseppe torna a sorridere, batte 7-2 e la CDM Genova e sale a 15 punti in classifica.